Perché iscriversi a questo corso di laurea? Questo corso, Tecniche per l'edilizia del territorio, è il primo corso professionalizzante che si inserisce nella filiera progettazione, realizzazione, quindi costruzione e manutenzione di opere edili infrastrutturali. È il primo corso professionalizzante in Sardegna che si inserisce in questo contesto e che offre la possibilità di una formazione fortemente orientata all'approccio apprendere facendo, multidisciplinare, vedendo insieme docenti di architettura e di ingegneria civile. E consente, in una prospettiva che è abbastanza breve, la possibilità di acquisire l'abilitazione, diciamo, professionale per l'esercizio dell'attività libero professionale, sia per i geometri, diventando geometri laureati o periti industriali laureati della sezione edile. Sì, doveroso, importantissimo, diciamo, dare risposta a quelle che sono le esigenze del mercato, ma anche le esigenze normative. C'è un nuovo codice appalti che chiede che nell'arco di pochi anni i progetti, per esempio, che si riferiscono a opere pubbliche, devono essere prodotti attraverso una nuova tecnologia di progettazione, che è la tecnologia BIM, Building Information Modeling, che consente appunto di costruire dei modelli degli edifici o delle infrastrutture che si vogliono costruire, modelli digitali che poi vengono usati, oltre che in fase di progettazione, per integrare diverse competenze anche in fase di realizzazione delle opere e poi di gestione e manutenzione. Altro tema importantissimo e caratterizzante, sì, è la sicurezza, sicurezza nei cantieri temporanei mobili, in particolare, essendo collocato questo corso in questo ambito, e quindi anche l'offerta e la possibilità per gli studenti di, diciamo, compiere un percorso formativo che gli consenta di svolgere il ruolo di responsabile della sicurezza in cantiere o coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva. Questo è molto importante, diciamo, come sappiamo, è una tematica che è importante da tanto, ma che ultimamente, diciamo, sulla quale viene portata un'attenzione sempre più forte, rispetto alla quale bisogna intervenire con la formazione e la prevenzione. Ecco, la parola apprendere facendo è, diciamo, una frase che caratterizza il corsi LP in generale, le lauree professionalizzanti. Nel caso della LP01, quindi di Tecniche per l'edilizia del territorio, vuol dire, diciamo, avere una riduzione delle materie e dei corsi frontali teorici e invece a vantaggio questo delle attività laboratoriali, ci sono 600 ore di laboratorio focalizzate su edificio e su territorio, che sono le nostre due scale di riferimento, piccola scala e quindi parliamo di ingegneria civile edile, grande scala, parliamo di ingegneria civile infrastrutturale e quindi una dimensione, una scala maggiore. Opere maggiori, infrastrutture, ma anche pianificazione. Tutto questo si apprende su casi di studio reali, attraverso i laboratori, due laboratori tematici che sono uno edificio e uno territorio per riproporre le due scale, e ci stiamo riferendo al titolo stesso del nostro corso di laurea, ma poi anche i laboratori trasversali, sicurezza cantieri e laboratorio di diagnostica e monitoraggio. Ricordiamo quanto è importante il monitoraggio sul patrimonio esistente, la possibilità di riqualificazione di ciò che già esiste. Sì, l'esame finale ha natura abilitante, la prova infatti, l'esame finale è svolta anche in presenza dei rappresentanti degli ordini, dei collegi dei geometri territoriali e dei periti edili, periti industriali edili, ha natura abilitante e quindi consente l'iscrizione con l'iscrizione ai collegi territoriali l'immediata possibilità di svolgere la libera professione. Sbocchi occupazionali, importantissimo, diciamo si sa quanto queste figure tecniche siano richieste nel mondo della progettazione delle costruzioni, ma questo, diciamo, per noi è provato dal fatto che abbiamo già dal principio e quindi dalla partenza del corso 50 convenzioni con imprese di costruzioni, studi, professionali, società di ingegneria e architettura, enti pubblici che hanno fatto convenzioni con noi o enti appunto che si dedicano specificatamente ad alcune materie come la sicurezza dei cantieri. E parlo per esempio,
del Comitato Paritetico Territoriale, ente che è pronto ad accogliere studenti, che diciamo, attende la conclusione di questo percorso per poter accogliere gli studenti presso le proprie sedi. E questo, diciamo, è la prova. Quando è stato presentato il corso, c'è stata una grande manifestazione di interesse, soprattutto di coloro i quali avrebbero poi, diciamo, accolto gli studenti al terzo anno. Tirocinio di 1200 ore che dà occasione agli studenti di potersi inserire nel mondo del lavoro.